Oggi in realtà volevo fare un reverse cut eyes, ma alla fine ho deciso di no, per due motivi. Uno, come vedete, ho messo i patch perché ho dormito poco, ho lavorato fino a molto molto tardi e quindi ho gli occhi un po' affaticati e secondo me non era proprio il caso di provare a fare una cosa così oggi. Quindi cominciamo subito. La palette che sto usando questa settimana in realtà non si è adatta molto a come sono vestita, perché sono vestita praticamente di blu e grigio, e la palette sui toni del verde. Allora, uno potrebbe anche fregarsene in effetti, ma in realtà ho deciso che per oggi salto l'uso di quella palette, o dopo, meglio, posso usare la palette in questione, è la Mandalorian di Colourpop. Oddio, quanto mi piace. Ma oggi usiamo questa qua di Glam Light, la Chocolate Martini. Non l'ho ancora usata, ho usato solo la Dirty Martini, quella verde, e la, non so, la marca, la Wine, che è quella viola. Per cui vediamo cosa viene fuori. La palette mi piace molto, la trovo molto bella perché è nude, ma insomma con qualche tocco di colore, quindi dai, la trovo molto molto carina. Incominciamo con Irish Cream, che è questo rosatino qua. Lo prendo con un pennello molto largo perché vorrei usarlo come come colore di transizione, quindi vorrei che rimanesse non troppo carico, giusto da fissare un pochino la base occhi, in questo modo. Ho lavorato fino a tardi perché avevo da fare un test, quelli psicoattitudinali per avanzare di carriera, ma ho scelto un orario così tardi perché ho detto, se non c'è mio marito che non posso stare dietro, cioè devo essere sicura che mia figlia dorma, e in quell'orario lì ero sicura che avrebbe dormito. Si sta scaricando la batteria, va bene, possiamo andare avanti ancora un pochino. Vado ad applicare All Night, che è questo un altro colore comunque malva rosato, e lo applico, potrei centrarmi un po' di più, ecco. Lo applico così e sfumo verso l'interno e verso l'alto. Olè, mamma mia, molto bello. Mi piace, è la prima volta che provo Glam Light, ma devo dire che trovo gli ombretti veramente molto molto buoni, molto validi. Qualità buona, si sfumano bene, non hanno particolar fallout, sono morbidi, insomma, bene. È un brand che secondo me per noi in Italia non è economico, perché tra cambio, spedizioni, ordinato direttamente dal sito di Glamlight, perché i rivenditori non avevano la collezione all'uscita, e visto che alla fine erano tutte le palette che mi piacevano, ho deciso di provare a ordinarla dal sito e mi sono trovata bene. Spedizione anche abbastanza veloce in realtà. Ora riprendo un attimo il pennello che ho usato prima, quello grosso grosso, per sfumare, e poi direi che cambiamo la batteria. Ok, così, giusto da uniformare un pochino in alto il contorno, e ci rivediamo tra poco. Ok, batteria sostituita, vado a prendere un pennellino piccolo ma sempre un po' morbido e vado ad applicare Chocolate Liqueur, che è questo qui, un po' shimmer, e lo applico qua nell'angolo esterno. Sì, stavolta faccio un angolo esterno con uno shimmer.
Ma perché mi piace tantissimo questa tonalità. È un marrone, ma anche del rosso, ma anche del rosa. Questo è il cane che ha appena bussato per uscire e adesso vuole rientrare. Aspetta adesso. Sono andata a fare le unghie ieri. Vista la situazione drammatica, le abbiamo fatte piuttosto corte, ma l'obiettivo è farle crescere e farle. La prossima volta le faccio natalizie, però ve lo dico perché. In realtà mi sono un po' pentita del colore che ho scelto, forse potevo scegliere già qualcosa di più natalizio, ma mi sono lasciata convincere con un nuovo colore autunnale. Dai, in effetti siamo ancora in autunno, è inizio novembre. Sì, sta questo video quando sarà online, per cui. No, aspetti, Pippi. Però sì, in realtà potevo farle rosse, potevo farle natalizie. Prossima volta però le faccio natalizie. Facciamo questo mood, sì, natalizio, natalizio. Penso che farò anche due decori, già che ci sono. Dai, ci stanno. A questo punto vado a prendere invece un pennello piatto e voglio assolutamente usare questo qua, Extra Lit. Apro il cane però prima. Ok, è entrato, quindi vado ad applicare Extra Lit. Questi shimmer sono morbidissimi. Ah, guardate che bello, bellissimo, 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 mi piace un sacco questo colore. Nel frattempo il cane voleva entrare, l'altro voleva uscire, ma alla fine si è lasciato convincere, non è uscito. No, non si è lasciato convincere da me, ma visto che quell'altro entrava, ci è un po' rimasto male e ha deciso di non uscire. Meglio, perché in realtà piove, per cui si sarebbero bagnati in giardino, quindi così. Sempre con lo stesso pennello vado ad applicare un pochino ancora di questo marrone cioccolato, chocolate liqueur. Per sfumare i due colori insieme, quindi vado a sì, vabbè, sfumare i colori insieme, certo, così. No, ma che bello questo marrone, mi piace un sacco. Invece, spettegolando un po', ho visto la nuova uscita di Natasha Denona, la palette viso occhi. Allora, io mi sono lasciata fregare una volta da NARS con la palette viso occhi. C'è una palette che in realtà, cioè, a guardarla è bellissima, nulla da dire. Poi a me gli ombretti di NARS piacciono un sacco. Niente, ho usato qualche volta gli ombretti, ma la parte viso mai. Per cui non mi farò fregare questa volta, neanche se va in sconto al Black Friday, assolutamente. Piuttosto mi prendo una palette viso blush terra suo, ma non questa qua, la Glam Face, perché no, no, no. Non posso farmi fregare di nuovo così, anche perché poi in realtà quando viaggio non mi porto una palette viso occhi, cioè mi porto un blush, un bronzer. Riprendo il pennello grosso e sfumo un pochino e quindi sì, no, 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 non mi piacciono, non mi piacciono, ma non mi piacciono per come, per l'uso che ne faccio io del make-up. In realtà magari per tante persone sono utili, sono comode. A questo punto scelgo una matita e arrivo. Allora, per l'interno occhio ho deciso di andare con una matita in realtà burro chiara. Questa qui è una vecchissima matita di Kiko perché sì, vi assicuro sono veramente stanca. Mi sento gli occhi molto spenti e quindi forse oggi il nero non era proprio il caso. Che già ho gli occhi abbastanza chiusi di mio, che si stanno chiudendo per il sonno. Quindi direi sì, usiamo questo. Questa è una matita a boh, color burro, dai, ce n'è un miliardo. Invece sopra andiamo ad applicare l'eyeliner di Banana Beauty, nero questo sopra, sì. Cercando di fare una riga il più sottile possibile.
Ok, e mascara, oggi usiamo questo qui di Shiglam. Chiaramente. Così. Va bene, finisco di applicare il mascara e ci rivediamo per il viso. Ok, ho finito il contouring out of camera. Blush, questo qui di Catrice. Questo qui non mi sono in realtà data un obiettivo perché la cialda è veramente dura. Quindi è veramente difficile vedere progressi. Anche la scritta, in realtà, non si cancella, non si consuma. Quindi no, in realtà questo non mi sono data un obiettivo, vediamo, finché mi trovo a usarlo bene poi lo cambio. Ha un colore che mi piace molto, fortunatamente, e quindi non ho difficoltà a usarlo tutti i giorni, però mi piacerebbe vedere qualche progresso in realtà. Allora, illuminante, ho questi due di Glam Light, il mimosa giallino e il piña colada bianco. Direi che oggi andiamo con il mimosa. In realtà ne ho già usato uno, ma non mi ricordo quale dei due. Sono pessima. Ok, il mimosa è molto bello. Forse ho usato questo, sì. È molto molto dorato. Ma trovo che stia bene anche su carnagioni chiare come la mia. Quindi con il pennellino di Real Techniques che mi piace un sacco. Non so se si nota. Vediamo se muovendo un po'. Oh, perché dal vivo lo vedo allo specchio. Guardate che bello. Lo trovo molto bello e tra l'altro si modula abbastanza facilmente, non è che faccia subito macchia di colori, di illuminante. Ecco sì, forse ora si vede. Perché di qua non si vede? Boh, forse si vede. Ok, labbra in realtà non sono preparata. Non sono preparata, potremmo andare con una cosa che spero di aver messo qui dentro, ma in realtà non si sa. Allora, rum credo di averlo già usato. Potremmo usare whisky, sempre di Glamlight. Oddio, che bel colore! No, dal vivo è più bello, ve lo dico, dal vivo è molto più bello. È più. È meno rosso. È un po' più neutro secondo me dal vivo e trovo che stia bene col trucco. Credo di aver mangiato un pelo di cane, ma vabbè. Forse no. Forse mi sono salvata. Ecco qua. Il trucco è finito. Io spruzzo ancora solo un goccino di questo spray Active Performance Freezing Spray di Catrice. Che è anche un ottimo profumo, mi piace tantissimo. Insomma, questo qui è il trucco. Mi piace molto, mi piacciono tantissimi i colori. La resa mi immagino che sia come quella delle altre palette con cui mi sono trovata benissimo. Anche se quando, se avete visto, vedrete il video del trucco con la palette verde. Il trucco che è venuto fuori non mi è piaciuto. Ma non mi è piaciuto proprio come l'ho realizzato. In realtà, fatto la mattina, la sera, tardi, quando sono andata a struccarmi, era ancora perfetto. Quindi in realtà molto buono. Poi in realtà non mi è piaciuto molto come ho accostato i colori. Non è un problema di palette, ma è un problema di come ho realizzato io il trucco. Comunque, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo presto. Ciao!